Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo al Chiostro Caffè Letterario a Piazzetta San Domenico per un'altra presentazione di un libro, questa volta Segregazione delle persone con disabilità, i manicomi nascosti in Italia. In mia compagnia Giovanni Merlo, che è direttore della Lega per i diritti delle persone con disabilità e ovviamente autore, coautore del libro, al quale chiediamo la motivazione soprattutto di darci un'idea di quello che tratta appunto il libro relativo alla segregazione delle persone con disabilità. Il libro nasce da una esperienza, da un progetto fatto a livello nazionale dalla FISH, Federazione Italiana Superamento Handicap, che è la federazione delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari in Italia. Abbiamo preso sul serio la prescrizione dell'articolo 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che afferma il bisogno, la necessità dell'esistenza di servizi a sostegno della vita indipendente, dell'inclusione nella società di tutte le persone con disabilità, ma con l'attenzione che questi servizi evitino di segregare le persone con disabilità, evitino di mettere le persone con disabilità ai margini della società. Allora ci siamo chiesti quando un servizio residenziale può essere definito segregante. Non è un lavoro contro i servizi residenziali, ma si interroga su quali possano essere gli indicatori per definire quando un servizio fa il suo lavoro, che è di sostenere la qualità della vita, di sostenere il benessere, la salute e la partecipazione sociale di tutte le persone con disabilità che vivono in quel servizio, e quando invece non fa bene il suo lavoro o, ancora peggio, viola i diritti umani delle persone che ospita, e quindi favorendo processi di esclusione, di separazione delle persone con disabilità dal loro ambiente ordinario o comunitario di vita. È un percorso che abbiamo fatto lungo un anno, a cavallo tra il 2016 e il 2017, che si è concluso con una conferenza di consenso a Roma nel giugno del 2017. Dall'indagine, diciamo, svolta, ci sono paesi più o meno virtuosi dove la situazione di segregazionismo è meno sentita perché magari i servizi sono maggiori rispetto magari all'Italia o in alcuni punti dell'Italia? L'indagine ha riguardato l'Italia. Abbiamo fatto una indagine sia sui casi di cronaca, sia sulla normativa, sia interrogando leader associativi, gli operatori dei servizi, gli amministratori, i responsabili degli enti gestori. Non è un caso, perché l'Italia sul tema dell'inclusione delle persone con disabilità è un paese all'avanguardia. Siamo i primi, ma per molti versi ancora gli unici, ad aver abolito le classi differenziali, avere una inclusione praticamente totale dei bambini e ragazzi con disabilità nelle nostre scuole. Abbiamo un corpo di leggi, servizi per favorire la domiciliarietà delle persone con disabilità, la vita a casa delle persone con disabilità. Ecco però che quando ci si sposta dalla vita giovane adulta alla vita adulta, e comunque al di fuori del proprio nucleo familiare, la risposta standard della nostra Repubblica, quando assolve all'obbligo di badare alla vita, alla sopravvivenza, alla vita delle persone con disabilità, è comunque quella del servizio residenziale. Grandissima parte, il 90% delle persone con disabilità in Italia che vivono al di fuori dei loro contesti familiari con dei sostegni pubblici, vivono in contesti chiamati comunitari, cioè residenziali, non familiari. Quindi ci siamo interrogati per questo e ci siamo concentrati molto sull'Italia. Ecco, la prima cosa che ci ha colpito, che è il motivo per cui abbiamo pubblicato il libro, il primo motivo, è che la cosiddetta letteratura scientifica è ferma agli anni 70-80 sul tema della segregazione, che come dopo aver fatto delle grandi affermazioni di principio, non si sia sviluppato una conoscenza specifica su cosa voglio dire non segregare le persone e favorire la partecipazione sociale. Allora, con questa nostra pubblicazione, che è quella che è il racconto di un progetto arricchito da testimonianze, da dati, informazioni e pareri, vorremmo buttare un po' un sasso nello stagno e favorire una presa di coscienza sia delle famiglie, delle persone con disabilità, ma anche del mondo scientifico, culturale, accademico, degli operatori. Ricominciamo a porci delle domande e troveremo insieme delle risposte. A livello internazionale la situazione è molto complicata e molto variegata. Vi sono situazioni e paesi che hanno certamente dei punti di eccellenza, ma sul tema della separazione, della segregazione, è difficile trovare dei punti di riferimento, soprattutto secondo un approccio che riguarda tutte le persone con disabilità. È come se ci fosse
un problema rispetto a considerare che tutte le persone con disabilità, indipendentemente dal tipo di menomazione o dal bisogno di sostegno, abbiano comunque e per tutti diritto alla vita indipendente, all'inclusione nella società e all'autodeterminazione, a poter compiere le scelte che riguardano la propria vita.